titolare della CGIL Puglia, Gianni Forte, traccia un bilancio dell'attività del sindacato nella nostra regione. Investire nella qualità della vita è l'unico modo possibile per superare l'angoscia e la paura e guardare al futuro con speranza e sorriso. Ben ritrovati al consueto appuntamento con il nostro settimanale di approfondimento, un anno di CGIL Puglia e il titolo che abbiamo voluto dare a questa puntata speciale nella quale ascolteremo l'intervista al segretario regionale della Puglia Gianni Forte, che traccia un bilancio dell'attività del sindacato nella nostra regione. È stato un anno difficile, caratterizzato da una situazione emergenziale che ha riguardato purtroppo molte aziende pugliesi, posti di lavoro persi, disoccupazione che aumenta. Rimettere al centro il lavoro e la sfida che lancia la CGIL Puglia ed è l'unico modo possibile per superare angosce e paure e guardare al futuro con speranza e sorrisi. Ascoltiamo. Tiene il suo congresso costitutivo nel marzo del 1967, ma assume una prima forma di struttura autonoma nel 1974. La nascita della CGIL Puglia segue l'evoluzione istituzionale che nel 1970 aveva dato vita alle regioni. Infatti, la CGIL ha sempre rapportato la sua struttura organizzativa a quella istituzionale. L'esperienza regionale non ha fatto altro che consolidare una forte peculiarità che la CGIL in Puglia ha mantenuto sin dalla sua nascita, il legame con il territorio. Oggi la CGIL Puglia, nell'ambito delle linee generali stabilite dalla Confederazione, si pone l'obiettivo di individuare le strategie, i modelli organizzativi e gli strumenti a livello regionale necessari a conseguire e concretizzare gli obiettivi derivanti dalla missione della Confederazione. Un anno di disastri e non risposte al mondo del lavoro, ha dichiarato il leader della CGIL Susanna Camusso dal palco di Terni nel giorno dello sciopero e della mobilitazione europea contro l'austerity. Quanto questi disastri hanno pesato in Puglia? Beh, indubbiamente la Puglia sta in un contesto nazionale, nonostante gli sforzi che ha fatto la regione per supportare l'occupazione, ma gli effetti si sono registrati in maniera molto pesante e quell'occupazione in più che si è determinata si riferisce tutto al lavoro precario. Questo è il guaio maggiore che abbiamo, è la crescita della precarietà e crescita della precarietà vuol dire insicurezza, vuol dire incertezza, specialmente per i giovani, per le nuove generazioni che non trovano la possibilità di costruire il loro futuro e in questo modo si indebolisce il sistema sociale, si indebolisce la capacità di costruire un'idea, un nuovo modello di sviluppo all'interno del quale ci sia il lavoro, ci sia la valorizzazione delle persone e l'apporto che possono dare per costruire un'idea diversa di Puglia. Cresce la disperazione, occorre che il sindacato dia un messaggio di possibilità alla gente. In che modo la CGIL Puglia è a fianco dei cittadini, dei lavoratori, dei giovani, dei pensionati, incoraggiandoli a non rassegnarsi? Beh, siamo stati vicino ai lavoratori in tante vertenze difficili, penso all'OM, alla Miroglio, e tutta l'area del calzaturiero nel Salento che vive una situazione di grande difficoltà e quindi anche nelle battaglie per difendere il sistema di servizi sociali che purtroppo rischia di colpi di non poco conto per quanto riguarda la mancanza di risorse, la mancanza di trasferimenti da parte dello Stato che taglia i servizi e taglia la possibilità per i comuni di investire. Quando i comuni non investono è chiaro che gli effetti sull'occupazione si avvertono in maniera molto pesante e quindi siamo stati vicino anche alle battaglie dei giovani, delle donne, degli anziani per difendere la loro condizione, per difendere il loro reddito, una situazione in cui non solo i salari ma anche le pensioni perdono potere d'acquisto e il crollo dei consumi che si è registrato lo sta a testimoniare. È necessario porre in relazione i bisogni delle persone con l'azione di governo, mettendo al centro il lavoro. Questo è stato il proposito per il 2012, l'anno è finito, che bilancio viene fuori?
Beh, viene fuori una situazione abbastanza compromessa, perché ho detto, i redditi sono bassi, il lavoro non c'è, non ci sono politiche per la crescita e tutto questo impoverisce il paese. E impoverisce una regione del sud come la Puglia, che arranca nonostante ci siano dei riferimenti positivi per quanto riguarda alcuni pezzi del sistema industriale che sono stati capaci di innovare, di costruire percorsi di internazionalizzazione. Però ecco, c'è tutta un'altra parte che purtroppo soffre, vive una situazione di grande difficoltà, l'occupazione ristagna e le persone non trovano la possibilità di guardare al futuro con certezza e con sicurezza. È chiaro che la speranza può essere legata a quelle piccole esperienze positive che emergono, penso ai settori della meccatronica, dell'aerospazio, dove abbiamo aree di dinamismo anche imprenditoriale rassicuranti per il futuro, però purtroppo a volte a prevalere sono le situazioni più difficili che non ci aiutano a guardare con sicurezza al futuro. Importante è stata la firma del protocollo d'intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro, sviluppo del settore tessile e abbigliamento di Barletta contro il lavoro nero proprio ad un anno dalla strage di Via Roma. Sì, se dovessi individuare l'azione più importante, più interessante che abbiamo potuto svolgere nel corso del 2012 è proprio questa, cioè da una situazione di difficoltà e da un disastro, da una tragedia come quella che si registrò il 3 ottobre del 2011 a Barletta, nel corso di un anno abbiamo costruito un percorso alternativo che possa dare alle imprese la possibilità di uscire dal sommerso, con il coinvolgimento e l'apporto decisivo da parte della Regione Puglia, che garantisce la possibilità per le imprese di insediarsi in locali più adeguati, che mette a disposizione servizi, strumenti per le imprese, e con il sindacato e le imprese che dialogano e costruiscono percorsi di avvio di nuove attività imprenditoriali libere dal sommerso e che possano garantire ai lavoratori, specialmente alle lavoratrici, condizioni maggiori in termini di garanzia dei diritti contrattuali, dei diritti salariali e delle tutele per quanto riguarda la sicurezza. Ora, questo è un pezzo di un percorso positivo che abbiamo messo in campo e che ha una valenza anche a livello nazionale, con l'interesse che ha suscitato questa idea, che può diventare un'idea guida per altre esperienze che possiamo mettere in campo in Puglia. Io penso che se lo Stato e le istituzioni sono capaci di garantire le condizioni perché si possa uscire dall'illegalità, si possa uscire dal sommerso e si possono creare condizioni positive per il futuro dell'impresa e del lavoro, io penso che ci sono maggiori possibilità per costruire percorsi di questo tipo. Quando lo Stato arretra, quando lo Stato si disinteressa dei problemi del lavoro e lascia fare e lascia spazio al proliferare dell'illegalità, io dico che non solo perde lo Stato, ma si indebolisce il sistema economico e sociale, e questo sicuramente non depone favorevolmente rispetto al futuro di un paese che vuole guardare con certezza e sicurezza al mantenimento del suo sistema produttivo industriale. Capitolo nero, quello dell'Ilva di Taranto. Certo, si tratta di trovare soluzioni non di poco conto, insomma, si tratta di fronteggiare situazioni difficili, perché quando è in gioco il diritto al lavoro che si contrappone con il diritto alla salute, tutto diventa più complicato. Sembra che ci si muova all'interno di uno scambio, di una quasi sottomissione ai voleri dell'impresa. E allora io penso che anche qui le istituzioni, lo Stato, devono dare prova di forza, di capacità, di intanto di impostare politiche industriali che guardino al territorio, che guardino all'ambiente, che guardino al diritto alla salute, ma nello stesso tempo di garantire percorsi perché le imprese possono continuare ad operare in condizioni di sicurezza, con una legislazione severa
che garantisca i cittadini. Io penso che l'operazione più complicata che c'è da realizzare nel territorio di Taranto, ma non solo, è quella di investire nella fiducia dei cittadini, perché tutto quello che è accaduto ha indebolito questa fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, e questo non va bene, non consente di costruire un percorso positivo per il futuro, e noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Verso il piano del lavoro, quali sono le prospettive per l'occupazione e le proposte per contrastare la crisi? E per contrastare la crisi c'è bisogno di tanta innovazione, se intanto di innovazione da inserire in politiche industriali che tendano a mantenere il sistema produttivo. L'Italia è un grande paese industriale, dove è forte il manifatturiero, e noi dobbiamo mantenerlo questo manifatturiero. E per farlo c'è bisogno di innovare il sistema produttivo, c'è bisogno di introdurre quei processi di innovazione nel sistema d'impresa, che possa creare certezze per il futuro, cioè le imprese che sono e che continuano a produrre beni che possono essere prodotti in altre parti del mondo a prezzi più bassi sono imprese destinate a chiudere. Le imprese che invece innovano sono quelle che possono non solo rimanere sul territorio, ma possono garantire condizioni di crescita dell'occupazione che tutti noi auspichiamo. Ecco perché l'innovazione diventa centrale, e su questo bisogna lavorare molto. C'è da dire che la Regione sta investendo, ha messo a disposizione ingenti quantità di risorse economiche proprio per favorire la crescita e l'innovazione, la ricerca. Ecco, bisogna fare di più, è lo Stato che deve fare di più se vogliamo mantenere la possibilità che a partire dal Sud si possa creare nuova occupazione, specialmente per le nuove generazioni che soffrono di più questa situazione di difficoltà che si vive. Gianni Forte, che cosa vorrebbe che si realizzasse nel 2013? Che le persone possano vivere in maniera più serena, perché quello che è venuto a mancare negli ultimi anni, da quando è scoppiata la crisi, è questa incertezza e questa insicurezza nel futuro che crea angosce, che crea paure, e quando le paure sono superiori alle certezze, io penso che non si viva bene, e quindi bisogna investire di più nella qualità della vita. Per investire nella qualità della vita bisogna vivere bene, vivere con serenità, con un filo di sorriso sempre sulle labbra, che prende il posto della tristezza che molto spesso affiora sui volti delle persone che incontriamo. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGL Bari Web TV e anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Il settimanale di approfondimento va anche in onda su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7:40 e in replica alle 23:40 circa. Arrivederci.